I servizi di informazione elenco abbonati, di informazioni e prenotazioni turistiche, di aggiornamento delle ruote estratte e di news sportive sono offerti da Emifree. In base al DMC numero 145 del 203-2006 e alle delibere AGCOM 2608 CIR e 1504 CIR articolo 38. Tutti i servizi sono riservati esclusivamente ai maggiorenni titolari dell'utenza telefonica. Si consiglia di ascoltare sempre con la massima attenzione il messaggio gratuito. Si ricorda inoltre che per accedere ai servizi è necessario esprimere sempre il proprio consenso rimanendo in linea dopo il messaggio gratuito per i numeri 892 o premendo un tasto qualsiasi del proprio telefono per i numeri 895. Tra il numero 1 e il numero 90 la distanza è poca e la gioia è tanta. E poi quel che conta sopra ogni cosa è dipingere insieme una vita in rosa. È la casa dei numeri. Puoi venire anche tu dove il cielo è più blu. Ci siamo, buonasera! Oh, eccoci qua, puntuali come sempre in questa puntata appunto delle ore 20. Saremo con voi fino alle 20:40, c'è anche poi il dopo Casalotto, ma una puntata comunque importante come tutte le altre. Anche oggi pomeriggio siamo restati sempre insieme. Stamattina alle 9:50 è andata in replica la bellissima decima estrazione che abbiamo vissuto ieri sera in diretta con voi con questo strepitoso 9:90 su Cagliari. Quindi ringrazio ancora tutti coloro che tra ieri sera, ancora stamattina e oggi, gli ultimi ritardatari ci hanno mandato il loro cedolino di vincite, perché siete stati veramente in tantissimi. Ora vedremo cosa succederà domani sera, giovedì, con la prossima estrazione. Intanto do il buonasera e saluto ovviamente dopo oggi pomeriggio insieme a Lio, ciao! Ciao Sheila, buon mercoledì sera a te, buon mercoledì sera a tutti coloro che stanno seguendo la nuova diretta, diretta importantissima, perché questa diretta ci permetterà di avere gli ultimi aggiornamenti validi per domani sera. Ricordo che domani, proprio in questo punto ora, da 7 Gold, avrete la possibilità di seguire l'estrazione in anteprima nazionale del giovedì sera, ma è chiaro che è meglio arrivare preparati anche all'estrazione di domani sera. Un saluto va a tutti voi, ovviamente noi vi ringraziamo sempre tanto, perché sia questa mattina con la replica del l'estrazione di ieri, sia questo pomeriggio in tantissimi avete seguito Casalotto, e io con Marco, con Sheila, con Arianna, con Clara e con tutto il gruppo di Casalotto siamo assolutamente molto molto contenti. Un saluto va anche a Marco, mi raccomando Marco, rimettiti presto velocemente, perché tutti quanti ti stanno aspettando, ed è chiaro che comunque Marco rientrerà magari nel fine settimana, perché è stato veramente ammalato. Di conseguenza facciamo tanti auguri anche al nostro Marco di prontissima guarigione. Noi oggi andremo a valutare quindi in primis le nuove informazioni valide domani sera, perché è sempre meglio e sempre bello arrivare preparati ad ogni estrazione, ma andiamo anche a vedere i risultati di ieri sera. Beh, attenzione, perché ieri sera ero sempre con la mitica Sheila, e beh, quel 9,90 la ruota del lotto di Cagliari e quel 9,89,90 sono stati due risultati straordinariamente importanti. Beh, 9,90 è arrivato in ambosecco, o per tutte le ruote o alla ruota del lotto di Cagliari, e veramente tante centinaia di persone hanno potuto centrare questo ambo. Certo, è un ambo, non è un terno, ma comunque è un bel prendere o a Cagliari o a tutte le ruote. E io vi ricordo che sui 90 numeri si formano bene 4.005 ambi, ne abbiamo giocato uno, il 9,90, eccolo qua che l'abbiamo centrato. Ma andiamo a vedere un qualcosa di più sostanzioso, il terno. Il terno ovviamente è un obiettivo importante per tutti i giocatori dell'8. Tutti vorremmo vincere il terno secco come questo 9,89,90. Questo di Cagliari è al terzo colpo di gioco, perché avevamo questa traccia proprio dal Bari-Cagliari,
e su tutte le ruote il 9,89,90 straordinario, è arrivato al primo colpo di gioco proprio perché sabato sera io ero in diretta e proprio nel lotto flash avevamo a Milano 9,89,90. Eh sì signori, è arrivato a tutte le ruote. Io veramente ringrazio le centinaia di persone che hanno mandato la foto dello scontrino 9,90, 9,89,90, veramente sono state tantissime. E beh, un mese importante a livello di Terno Secco, un mese importante a livello di figura 9, perché anche la figura 9 anche ieri sera è stata assolutamente determinante. Ma attenzione, perché io con Marco abbiamo valutato un'informazione particolare per quanto riguarda il ritorno del 90. Siamo a ruota unica, alla ruota del lotto di Milano, e allora magari qua da Casalotto vediamo proprio la condizione della ruota del lotto di Milano, perché è chiaro che è importante valutare anche le condizioni, e le condizioni più semplici, le condizioni più lineari, quelle che spesso e volentieri vi spieghiamo assolutamente, confermano sempre un esito importante. 13,77 somma 90 alla ruota del lotto di Milano, il 60, attenzione, perché appartiene alla 30,60,90. Già avevamo avuto sentore di 90 alla ruota del lotto di Milano, perché proprio quel 9,89,90 era per Milano. Attenzione, perché bisogna aggiornare i numeri di Milano con solo due ambi secchi e il miglior terno secco per domani sera. Ruota unica Milano, due ambi e un terno secco. Io vado subito in redazione per conoscere con voi il numero del primo portale. Mi raccomando signori, questo è un 90 importante. Entrate in questo portale per avere i due ambi e il terno secco. Seguitemi in redazione, grazie. Molto bene, 895095, portale importantissimo, questo portale lo conoscete molto bene perché anche questo 990 era in questo portale, è dedicato spesso e volentieri al numero 90 che ci piace tanto. E allora, come vi ho detto da Casalotto, avrete la possibilità unicamente di avere, attenzione, due ambi secchi e un solo terno secco. Pochi numeri, il meglio di Lio e di Marco alla ruota del lotto di Milano, quindi un 90 particolare, un 90 a ruota unica. E l'aggiornamento signori è necessario, vi chiediamo l'aggiornamento non perché non si è vinto niente, ma perché è necessario, perché i numeri di Milano si sono sfaldati a tutte le ruote, due ambi e il nuovo terno secco all'895095, tasto 3. Non rinunciate a questa informazione perché è importante. Domani sera. Sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento, con l'estate in progressione, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento io mi apro al tradimento, mentre la mi aspetti tu coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Mentre la mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu,
tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che cerco è un argomento. Allora, agghiacciante, perché adesso parliamo di cronaca, tra l'altro questa notizia ne hanno anche parlato recentemente nei telegiornali. Vi parliamo della famiglia Kikimori, ovvero un'intera famiglia in Puglia, esattamente nel Salento, che non esce di casa da esattamente 2 anni e mezzo perché ossessionata da internet. La sindrome si chiama proprio Kikikomori e significa stare in disparte, ma la vera ossessione non è la connessione in rete perenne, è semmai la paura della realtà che porta poi appunto ad isolarsi completamente, chiudendosi in casa e collegandosi perennemente per tutto il giorno esclusivamente soltanto al mondo virtuale. In Italia gli Kikomori sono circa 100.000 ed è insomma un risultato allarmante. Questa famiglia composta tra l'altro padre, madre, quarantenni, comunque giovani, un figlio quindicenne che lo hanno trovato quasi deperito, mesi che non si lavava. L'unica bambina, la figlia di 9 anni, che era quella che andava a scuola, era quella che tra virgolette faceva la spesa comprando caramelle, merendine. Quello era diventato il pasto, diciamo, della famiglia. Se ne sono accorti poi a scuola gli insegnanti, adesso sono sotto psicologo i genitori. È chiaro, che storia assurda. E quando l'ho sentita prima al telegiornale mi fa piacere che ne stiamo anche parlando. Assolutamente sì, perché bisogna parlare di queste cose, di queste malattie, perché ora della fine sono delle malattie che comunque si possono curare e di conseguenza è molto spiacevole sentire queste cose, perché comunque internet dovrebbe essere una cosa piacevole, non deve essere una cosa che ti rende schiavo di una connessione o comunque che ti cambia drasticamente la tua vita in questa maniera. E anche il dato che tu hai detto, 100.000 in Italia ad avere questa sindrome, beh, è tanta tanta roba. Io mi auguro che veramente riusciamo a capire che comunque il virtuale è il virtuale, il mondo reale il mondo reale. È chiaro che comunque è più difficile, è più difficoltoso svegliarsi la mattina, affrontare la realtà, brutta o bella che sia, ma è chiaro. Se noi viviamo su questa terra dobbiamo armarci di pazienza, di coraggio, di forza e dobbiamo perennemente andare avanti, perché questa è la nostra vita. La nostra vita non è virtuale, è questa la nostra vita. Eh sì, perché la base poi del problema di questa famiglia, ma di tante altre, era quella di non avere poi dei punti di riferimento reale. Allora si sono attaccati al virtuale, non rendendosi conto che poi alla fine comunque sono passati 2 anni e mezzo senza uscire praticamente di casa. Beh, è anche chiaro, Sheila, che comunque più ti isoli più rimani isolato, perché bastano 3 volte che tu dici no a degli amici, la 4ª volta è chiaro che non ti chiamano più. Ma questo accade nelle amicizie, nei lavori, in tutte le cose. Di conseguenza dobbiamo darci una regolata, assolutamente sì. Vero. Sono d'accordo con te. Andremo avanti con altri argomenti, ma adesso continuiamo invece con i consigli, caro Lio? Dove andiamo? Allora, ora attenzione, perché abbiamo un'altra traccia fantastica e io voglio iniziare appunto qua da Casalotto a vedere in questo caso il terno 27-72-90, terno di figura 9, questo importantissimo perché è arrivato alla ruota del Lotto di Venezia. Questo è stato un terno secco di questo mese di figura 9. Vi abbiamo tanto parlato della figura 9, 27-72-90 centrato a ruota, ma vediamo anche il 72-90-36 centrato a tutte le ruote. Allora attenzione, perché anche quel 36-72-90, ottimo questo terno secco, anche se era a tutte le ruote, sempre di figura 9. Vediamo che c'è anche il 36-90 come ambo del presepe, sempre
essere di figura 9 e signori, quel 36,90 è uscito 5 volte dal 22 dicembre che ve l'abbiamo dato, quindi fantastico questo ambo, ma magari Marco vediamo anche il 9,18,81 alla ruota del lotto di Palermo, perché anche il 18,81 è un ambo di figura 9, qua il 9 non era arrivato, altrimenti era un terno. Io vi voglio dire una cosa, vi dico un dato, sono usciti 3 terni di figura 9, ne abbiamo centrati 2, non abbiamo centrato il 9,27,63 alla ruota dell'8 di Palermo il 15 di gennaio, quindi martedì scorso, ma tutti gli altri li abbiamo centrati, vi abbiamo tanto parlato della figura 9, ma attenzione signori, perché ora noi vediamo una condizione importantissima alla ruota di Bari-Cagliari, perché nell'estrazione di ieri sera, primo e secondo estratto di Bari, primo e secondo estratto di Cagliari, formano un quadrato importantissimo di figura 9, e allora attenzione, perché tramite questo bel quadrato di figura 9 io e Marco abbiamo valutato 2 ambi secchi di figura 9 estremamente importanti, quindi attenzione, perché la figura 9 sarà importante fino alla fine di questo mese di gennaio, 2 ambi secchi a Bari-Cagliari, e poi attenzione perché abbiamo di scena ancora il 9 e il 90 con un importantissimo ambo secco, e allora andiamo in redazione per conoscere il numero del secondo portale in questo mercoledì sera, seguitemi, grazie. Molto interessante innanzitutto il portale 892277, ripeto 892277, e proprio con questo portale abbiamo centrato il 9,8990, ma la condizione per domani sera è cambiata, perché alla ruota di Bari-Cagliari notiamo 72,54, importante questo 72,54 perché è figura 9, è un ambo di figura 9, ma 9,90 è sempre un ambo di figura 9, isotopo al 54,72. E allora signori attenzione, perché io e Marco abbiamo valutato la miglior traccia di Bari-Cagliari con un terno secco di figura 9, vogliamo tentare a Bari-Cagliari il quarto terno di questo mese di gennaio di figura 9? È importante, attenzione, perché sarà solo un terno secco. E poi io con Marco abbiamo valutato un'altra traccia importantissima, so che vi piacerà molto questa informazione, perché abbiamo di scena sempre il 9,90, ma in questo caso ci sarà un ottimo ambo vertibile da abbinare al 9,90, quindi attenzione, perché chi entra all'89,22,77 ora della fine avrà il Bari-Cagliari con il terno di figura 9 dal quadrato di figura 9, e attenzione per un'altra ruota, l'ambo vertibile per il 9,90 che sarà sempre figura 9. 89,22,77, tasto 3, entrate ed ascoltate questa informazione, perché è importantissima ancora la figura 9 fino alla fine di gennaio. L'ora in cammino, amica del mattino. Bellissima sorpresa, tu sei madre di
bene, parliamo di televisione, occupiamoci anche stamattina, come abbiamo fatto poi lunedì, di Adrian. Perché? Perché insomma ieri sera su Canale 5 è andata in onda la seconda di 9 puntate e ci sono state un po' di accuse. Perché? Adesso ve lo spiego. Allora, intanto nel corso di Aspettando Adrian, quindi tutto il teatrino che c'è all'inizio e poi dopo la messa in onda appunto del cartone animato, quindi nel pre-show che precede il cartone, Adriano Celentano è uscito e ha parlato qualche minuto in più della prima sera, solo attraverso però la grata di un confessionale, ascoltando dal frate Nino Frassica, che è in persona appunto un frate. Lui si è confessato dicendo questo: padre, ho peccato, ho illuso Canale 5, ma io avevo detto che potevo esserci o non esserci. Una scena della seconda puntata che ha acceso nuovamente la polemica sui social. Allora, in una, c'è una scena insomma del cartone, quando poi è andato in onda, dove ci sono, io non l'ho seguito, ma ho letto un po' sui social stamattina, due ragazzi insomma vengono aggrediti da un gruppo di malviventi, ma arriva lui, l'intervento di Adrian, che è mascherato dal giustiziere ripatezzato La Volpe, le salva insomma dalla violenza. E c'è una frase che lui dice, che è questa: se aveste bevuto qualche bicchiere di meno, avreste evitato l'approccio con dei tipi poco raccomandabili. E questa cosa non è, diciamo, proprio piaciuta, anzi assolutamente, nel popolo del web, tant'è che appunto immediatamente un caos totale, bollato come sessista questa frase. E siamo solo all'inizio, ne mancano ancora 7 di puntate, quindi non so che cosa succederà, vedremo settimana prossima. Beh, anch'io sinceramente... ci sarà sempre sicuramente un altro polverone attaccandosi a qualcos'altro. Yes, anch'io sinceramente non so cosa succederà per quanto riguarda settimana prossima e le prossime puntate. Beh, è chiaro che comunque qualcosa da dire ci sarà sempre, quindi noi abbiamo parlato anche della prima puntata, anche in quell'occasione molte persone non erano contente, quindi non sono state contente per la seconda puntata. Io non lo so, magari questo è proprio il gioco che sta facendo Adriano Celentano, naturalmente per far scatenare il mondo del web. Beh, può essere che anche questo è assolutamente, può essere una cosa un po' fatta apposta per vedere la reazione delle persone, ovviamente, che seguono questo. Non lo so, io so che la gente forse si aspettava qualcosa di diverso, si aspettava un Adriano sul palco come siamo stati abituati nel vederlo nei suoi show in televisione, non lo so, quindi credo che la gente è rimasta un po' spiazzata da questa cosa, quindi non è stato questo grande successone, perlomeno nelle prime due puntate. Ora vedremo cosa succederà poi più avanti. Beh, è chiaro che comunque se arrivava Adriano sul palco, magari anche per poco tempo, la gente sicuramente era molto molto più contenta, magari come tu hai detto Sheila, la gente si aspettava un qualcosa di diverso, un qualcosa dove Adriano in realtà era proprio il protagonista principale, ma lui in persona. Bravo, perché lo è, ma nella versione cartoon, quindi in cartone animato. La gente magari, infatti, insomma, preferiva rivederlo in carne ed ossa sul palco. Vabbè, vedremo prossimamente cosa succederà nelle prossime puntate e gli ascolti appunto di Canale 5, che non sono andati benissimo nemmeno nella seconda puntata. Noi abbiamo ancora 5 minuti, poi Casalotto continua. Tu riesci ad andare di là ancora veloce, vero? Assolutamente sì, velocissimamente, perché dobbiamo accontentare ancora tutti coloro che vogliono la nuova traccia del 90 alla ruota del Lotto di Milano. Allora signori, attenzione, perché questo 90 è attesissimo a Milano. Innanzitutto il terno 98990 l'abbiamo dato sabato sera, è arrivato al primo colpo di gioco, era a Milano, perciò a tutte le ruote. Ma attenzione, perché sabato sera a Milano avevamo la 3357, che era una somma 90, e avevamo il 30 con il 45 che confermavano il 90. Nell'estrazione di ieri, sempre alla ruota del Lotto di Milano, invece è arrivato il 1377, che è una somma 90, ed è arrivato il 60. Quindi dalla 30, 60, 90, sabato è arrivato il 30, ieri è arrivato il 60, quindi attenzione, perché questa terzina simmetrica è veramente in fase di sfaldamento e manca il 90. Io con Marco alla ruota di Milano unicamente abbiamo valutato il minimo indispensabile per rimanere in gioco con
due ambi secchi e un solo terno secco. Ancora una volta, pochi numeri, i migliori in assoluto. E allora io scappo in redazione per conoscere con voi il numero di questo portale, mi raccomando, perché è l'ultima occasione per quanto riguarda questo mercoledì sera. Seguitemi, grazie. Eccomi in redazione ed ecco che l'895-095, ripeto, 895-095 è a vostra disposizione, tasto 3, per avere i due ambi secchi e il terno secco alla ruota del Lotto di Milano. Signori, attenzione, è importantissima la condizione 1377, ma è ancora più importante il 60, perché nella sequenza sabato è arrivato il 30, ieri è arrivato il 60, manca proprio il 90, anche l'80 è un precursore del 90, quindi attenzione, perché Milano ha due ambi e un terno secco che avrete tramite l'895-095. E allora questo aggiornamento è necessario, perché a Milano con i numeri che avevamo 9, 89, 90 si sono sfaldati interno a Cagliari, ma attenzione, perché ora sono di scena e insistono questi nuovi due ambi secchi e il terno di Milano. Via con le vostre chiamate, importantissimo l'895-095, chiamata rapida, chiamata veloce per l'estrazione di domani sera. È un sentimento, un bastimento di emozione, mentre vado ad Agrigento con l'estate in progressione. Mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Quel che provo è un sentimento, fuga dal fidanzamento, mentre vado ad Agrigento. Io mi apro al tradimento, mentre là mi aspetti tu, coi tuoi occhi blu nel blu, tra le onde di passione, fino a perder la ragione. Allora, restate con noi, perché la prima parte, il primo grande blocco, insomma, dell'appuntamento serale sta per giungere al termine, poco meno di un minuto, vi lasciamo per la pubblicità e poi torneremo per il Casalotto Continua, 9 minuti insieme. In apertura una notizia, parleremo del web, perché c'è una percentuale altissima, quasi il 100% under 30, quindi i giovani vanno praticamente sui social, su internet, per avere qualsiasi tipo di informazioni, quindi le biblioteche dovrebbero, a questo punto, autore, le chiudiamo, perché non ci va più nessuno a studiare in biblioteca o a fare ricerche, tutto su internet. Questo tra poco, e poi naturalmente continueranno i consigli dei nostri esperti. Assolutamente sì, quindi seguite anche il dopo Casalotto, perché ovviamente avremo l'ultima informazione, ma ovviamente discuteremo anche questa notizia, perché assolutamente è interessante. Non andate via, ci vediamo proprio tra qualche minuto. A dopo. Qui. Persino i miei genitori si stanno convertendo, pensate, ormai papà e mamma, insomma, hanno imparato a usare YouTube, Google, la mamma per andare a vedere qualche ricetta culinaria. Un tempo andava a comprare in edicola i libri,
delle ricette. Adesso no, ormai è tutto. Infatti, Sheila, se tu noti, ci sono sempre più edicole che chiudono perché comunque non hanno il fatturato sufficiente per tirare a fine mese. Ma è chiaro che comunque le persone devono imparare a usare Google, a usare comunque internet, perché anche con tante cose che puoi fare semplicemente solamente avendo una connessione, dei pagamenti, dei concorsi, eccetera, eccetera, diventa una cosa, diventerà una cosa assolutamente che sostituirà un po' tutto per quanto riguarda anche il quotidiano. E io alle volte mi metto appunto nei panni magari di persone anziane che magari devono fare un qualcosa e per forza devono collegarsi a internet per avere un documento, per scaricare un qualcosa. Eh sì, assolutamente, arriverà proprio il giorno che sarà tutto in internet. E infatti qua andiamo nella notizia, perché io dicevo quasi il 100%, perché siamo al 95% dei ragazzi under 30 si ferma e ha esclusivamente sul web, quello che insomma stavamo dicendo, cercano notizie online, sui social network, ma anche nei TG nazionali, leggono i quotidiani solo se sfogliati su internet e prediligono la cronaca locale, quindi niente schermo TV, niente più carta stampata. E qua i giornali infatti chiudono, i settimanali, i mensili, tanti veramente negli anni hanno chiuso. Veramente. Pensare che è così bello sfogliare un giornale, un settimanale. Un libro, io non riuscirei. Marco riesce, per esempio, lui a leggere i libri sul tablet. Io non, scusate, io noiafo. Ma anche un giornale, un quotidiano, è così bello sfogliarlo, trovare l'articolo che ti interessa, eccetera, eccetera. Però comunque, ritagliarlo, tenertelo da parte. È vero, io li ritaglio ancora quelli che mi interessano, li metto via. Infatti, che poi mi hai detto una cosa bellissima, che è ancora dei numeri di giornali di anni fa, di quando noi eravamo piccini. Tutti. Quindi questa è una bellissima cosa, perché comunque è un ricordo tuo personale, perché comunque è un qualcosa che hai amato, hai creduto in queste cose, ed è bello comunque ritrovare questa cosa, mentre con il virtuale tu lo guardi e poi non ti rimane più niente. Vabbè, io sono un caso a parte, non ascoltatemi, perché io penso... l'antitecnologico proprio in assoluto, sono ancora quella del vecchio stampo che scrive ancora le lettere a mano, quindi io proprio quando leggo queste notizie mi viene la pelle d'oca, però... Però Sheila, devo fare atto, penso che comunque ci sono molte persone che comunque amano fare quello che fai te, ne hai a fianco un altro, però. Comunque sempre meno. Sì, sempre meno, ma però ci sono, ne hai a fianco un altro, perché comunque anch'io non sono molto tecnologico e in realtà le mie statistiche legate all'otto le faccio con carta e penna, perché comunque mi trovo bene, sono più veloce e ovviamente io devo avere i dati, devo controllare tutto. E ora che vado ad aprire una pagina, poi si inceppa, poi non c'è quella che cerco io, lascio perdere. Quindi carta e penna, la mia statistica va bene, la mia statistica va avanti, quindi tra meglio di così. Lo sai, hai una calligrafia che sei, te l'ho sempre detto. Lui scrive i numeri in una maniera di un ordinato nei quaderni, ma eri così anche a scuola? Sì. Ero così anche a scuola. Complimenti, cioè prendevi 10 soltanto per la calligrafia? Sì, sì, prendevo sempre dei bei voti, assolutamente sì. Questa è una cosa che mi è rimasta e sono molto contento appunto di come scrivo e questa è una cosa che appartiene a me e sono molto felice. Perché i maschietti di solito, insomma, non è che hanno una calligrafia stupenda. Tu, devo dire che sei... Bravo, bravo. 5 minuti però, bando alle Allora, vado subito in redazione per un consiglio segreto, per un consiglio attesissimo. Nella mezz'ora precedente non sono riuscito a parlare di lotto segreto, ma attenzione perché tramite questo portale avremo veramente tutto e solo su lotto segreto, il meglio del meglio di lotto segreto. E allora vi dico, seguitemi in redazione, grazie.
Ultimo portale di questo mercoledì sera, dedicato a tutti coloro che amano l'otto segreto, dedicato a tutti coloro che vogliono avere l'ambo vertibile segreto, sarà un ambo secco e sarà proprio il primo ambo che voi ascolterete tramite questo 8934 94 94. 1,50 euro al minuto da rete fissa, 1,80 euro al minuto dai cellulari. Allora attenzione, perché in sequenza avrete l'ambo secco, l'ambo vertibile segreto. Valutatelo veramente molto bene, perché questo è un vertibile importantissimo ed è pronto per domani sera. E poi a seguire abbiamo due terni secchi, saranno due date che già abbiamo vinto diverse volte, ma attenzione perché la statistica le va a riconfermare. E poi signori attenzione, perché abbiamo lui, il ritorno dell'ambo del nome, il famoso, l'originale ambo del nome, quello che ha il 51. Attenzione signori, perché l'8934-9494 è a vostra disposizione. Io sono veramente contento perché la redazione mi ha dato la possibilità di sfruttare un portale per l'otto segreto, e allora questa è l'indicazione che vi mancava e adesso non vi manca più, perché tramite questo portale avrete la possibilità di avere il vostro lotto segreto. Via con le vostre chiamate, è importante questa nuova informazione perché sarà valida proprio domani sera. Noi siamo giunti al termine di questa puntata della sera, quindi grazie per averci seguito fino alla fine. Shell e Lio in coppia, se vorrete, ritorneranno anche domani. Vi ricorda Lio quando e dove? Assolutamente sì, domani dalle 9.50 abbiamo la prima diretta, quindi saremo sempre io e la Sheila, quindi 9.50 sempre da 7 Gold, poi ancora 14.30 il pomeriggio di Casalotto per concludere la giornata, l'estrazione del giovedì sera. Bene, noi vi abbiamo assolutamente detto tutto, ma voi potete ancora sfruttare i nostri portali, quelli che abbiamo valutato proprio in questa diretta, ed è chiaro che è assolutamente importante aggiornare i numeri, perché l'estrazione sarà domani. Sembra tanto tempo, sembra, ma in realtà attenzione, se avete proprio quei due o tre minuti, sfruttateli per avere le nuove informazioni. Grazie Sheila, grazie a tutti, grazie voi. Lio per essere stati insieme, e grazie ovviamente al pubblico che ci ha seguito fino alla fine.
buona serata. A domani, ciao.